sia Enzo Corriere o Triennelli, c'è un piccolo cambio di programma per la grazia. Devo ringraziare il nostro gruppo, gli organizzatori, per questa opportunità. Io Triennelli, il lavoro del gusto di mobilizzare, e qui c'è anche la mia parte, per chi sarà l'antica. No, l'ho detto. No, perché li conosco bene, gli appari li conosco. Allora, io una cosa che ringraziare anche il direttore sanitario per le belle parole che ha detto. Che poi al di là di tutto, visto che non siamo masochisti, chi fa questo lavoro per cosa mette a me, lo fa veramente per arrivare. E l'impressione che si ha entrando in questa struttura, io non ce l'ho mai avuto. Tanto abbiamo pazienti che si ricordano qua, però voglio dire, l'efficienza del dottore Galasso ci ha dato sempre la possibilità di recuperare i dati senza venire in questa zona, quindi soprattutto voi per ringraziarvi per tutti i dati che ci fornisce. Però dico che proprio c'è la sensazione di questa cosa della sensibilità, questa struttura, veramente c'è, cioè uno entra e per un paziente è importante, da un posto dove probabilmente recuperarsi, una dimensione di mano. E dicevo, visto che non siamo masochisti, penso che le sue parole ci dovrebbero ricondurre al fatto che se tutti noi facciamo questo lavoro, perché dietro questi numeri ci sono le persone, e lo facciamo per fare in modo che la ricerca possa crescere anche attraverso i dati che registriamo, e in questo caso qua, migliorando anche la classificazione dei tumori patologici, scoprire qualcosa di più, come funziona, come succede. Questo sicuramente ci aiuterà a curare meglio. Per questo dico che le persone, e mi sembrava dal discorso del direttore sanitario che erano al centro della presenza, quindi veramente grazie per quel suo intervento, e passo la parola a Enzo che dopo iniziamo. Buonasera, io sostituisco la dottoressa Vicella che è la coordinatrice del registro tumori pubblici, quindi abbiamo una rete di registri che copre praticamente tutto il territorio regionale. Siamo poi federati, nel senso che ogni sezione provinciale ha il suo registro operativo. Abbiamo ottenuto dei risultati già evidenti perché abbiamo 3 sezioni accreditate e un'altra il prossimo accreditamento. Quindi insomma, ci auguriamo molto presto di avere anche tra i registri accreditati anche il registro della Basilicata, che oggi quindi presenterà in anteprima in un corso AIRTUM la descrizione della propria base informativa, e siamo sicuramente molto contenti per questo. Quindi direi che possiamo anche cominciare con le presentazioni, e quindi invito Rocco a presentare il registro tumori della regione Basilicata alla platea. Io parto dalla coda naturalmente. Vi volevo ringraziare sia l'AIFM di cui è parte il modesto ultimo arrivato, ma sia la Società Italiana di Ematologia per aver avuto questa occasione di ospitare il Gennaro in qualche cosa che ritengo molto importante, perché i tumori ematologici a me personalmente hanno creato sufficienti problemi nella registrazione. Poche notizie, sfrutto qualche cosa. Dov'è la Basilicata? La Basilicata è quella piccola regione con 3 punti interrogativi, qualche cosa che gira in rete, non me le vogliono gli amici del nord, ma può essere anche che diventerà quest'altra situazione qui, cioè diventerà un qualche cosa misto fra Puglia e Calabria, per cui probabilmente una parte dei miei dati andranno da Enzo, un'altra parte andranno in Calabria. Qualcosa di più importante, c'è cioè una regione che ha sicuramente un territorio molto particolare, siamo per il 50% sono montagne, poche pianure, ma una situazione abbastanza particolare, perché se voi vedete sono i dati di quelle che sono le estrazioni petrolifere, che crea sufficientemente problema dal punto di vista ambientale. Qualcosa di importante è fondamentalmente la demografia, perché è una popolazione distribuita su un territorio molto ampio, siamo meno di 600.000 abitanti, ci sono 557 abitanti per chilometro quadro. Esiste una ulteriore frammentazione, siamo 131 comuni,
e di questi 102 hanno meno di 5.000 abitanti, le due città, Potenza e Matera, hanno il 22% della popolazione, hanno 128.000 abitanti. Altra cosa, tasso di natalità è 7,1 per 1.000, in Italia 8,3, è una regione che sta invecchiando, non ha bambini e soprattutto il saldo migratorio totale è inferiore a quello italiano e diventiamo sempre più vecchi perché la stessa attesa di vita sta migliorando, è migliore o è più pari a quella italiana, ma questo creerà tutti i problemi che sono legati all'invecchiamento di una popolazione anche dal punto di vista della quantità di patologie tumorali. Questa è una vecchissima diapositiva che riporto sempre, d'altronde la mappa dell'Italia è una mappa che era presente sito iStream e vedete rispetto a quelli presentati da Lucia qual è la differenza sulla quantità di registri esistenti. All'epoca erano tutti i registri erano nord Italia e sud era molto poco rappresentato. Una data, il registro nasce questo 2006, 26 giugno 2006, una delibera di giunta regionale e sarà stata anche la mia rovina perché il progetto di fattibilità di quella delibera lo scrissi io. Era l'epoca in cui i registri dovevano essere automatizzati, c'era questo concetto dell'automazione infinita legata ai flussi dati amministrativi, alla possibilità di codifiche automatiche. Cambiato moltissimo, cioè non è rimasto un sogno, soprattutto è rimasto un sogno per noi qui. C'è stata una legge regionale che ne ha ribadito l'esistenza. Questa delibera di giunta regionale pone il registro tumori in quello che oggi è l'ISCOB, ma all'epoca era una sperimentazione gestionale, perché non era nemmeno l'IX, e ne dà la gestione a Bordi. Allora la situazione è questa, è cambiata e la saltiamo. Che cosa vi voglio dire? Questo è il flusso dati, cioè perché è vero che l'attività di registrazione richiede quello che si chiama una completezza, ma noi partiamo da dei numeri, nonostante siamo una regione molto piccola, sufficientemente elevati. Si tratta di prendere per ogni anno circa 120-130.000 SDO, dalle quali ricavare quelle che sono le SDO tumorali, 15.000, se prendiamo il 2011 passiamo da 120.000 a 15.000. Prendiamo i referti delle anatomie patologiche, esistono tre servizi di anatomia patologica in Basilicata che sono circa 36.000 per il 2011 per prenderne circa un terzo, 10.000 di tumorali. Ce li codifichiamo tutti nel registro. Altra cosa che facciamo sono le schede di morte, sono poco più di 5.500-5.700 schede di morte e le schede di morte tumorali sono circa 1.500 per anno. Di nuovo anche le schede di morte vengono tutte quante portate qui al registro, vengono informatizzate e vengono codificate qui nel registro. Questo per arrivare a un risultato finale di 2011 casi incidenti sono 3.173, però la quantità di lavoro per chi sta nei registri certamente nota che è una quantità notevole di lavoro. Fermo restando che qui attualmente siamo solamente in tre persone, gli altri due sono seduti lì, uno si compila tutte le schede di morte e l'altro fa l'attività di registrazione e di codifica. Questa serviva essenzialmente a dire una cosa, che la Regione Basilicata, nonostante l'ISCOB sia un forte attrattore di mobilità per le regioni campane o per la regione Puglia, e noi abbiamo parecchie ricoveri di entrambi dei miei moderatori, mantiene una forte migrazione sanitaria per l'oncologia. E sotto riportato che la mobilità va verso 17 regioni italiane, l'8% in Campania, l'8% in Emilia Romagna, la Lombardia l'11%, Lazio il 16% e Puglia 38%. Esiste un dato abbastanza strano, che le persone emigrano, questo è il 2013, dati sono del 2013, emigrano verso 222 strutture sanitarie diverse, cioè 1.570 ricoveri vanno in 222 strutture sanitarie. E la maggior parte di queste sono strutture che non hanno vocazione oncologica. Ho riportato la mobilità per cancro della mammella perché il 40% dei 98 ricoveri totali è stato effettuato in soli 5 ospedali. 3 di questi sono casi di cura privata, con nessuna vocazione oncologica. Poi c'è fortunatamente l'IEO e l'IRCS di Bari che hanno il 12% dei ricoveri della mammella. Quindi
da un certo punto di vista complica ulteriormente la vita andare a prendere questi ricoveri. Altra cosa importante è che per i codici ematologici, che è quello ICD tra 200 e 208, nel ricovero avviene solamente per il 40-45% nell'area coperta da revisto tumori. Anche qui c'è una notevole mobilità. Ma una notevole mobilità, la maggior parte di questa è legata ai tumori infantili, perché vengono visti la prima volta in Basilicata e la maggior parte dei casi vanno fuori regione. Esiste, ha detto Lucia, il suo assessore vuole sapere qual è l'impatto degli screening, il mio non ne vuole sapere. E sono presenti tre screening in Basilicata dal 98, mammella e collo dell'utero. Esiste una delibera di giunta regionale che dice che la centrale operativa o come è stata disegnata la governance deve mandare i dati verso i previsto tumori. Dal 2012 ad oggi non è mai arrivato niente nonostante i solleciti. Da un paio d'anni ci tocca anche un'altra cosa, teniamo il registro ospedaliero. Da luglio di quest'anno un'altra persona che le ho affidato tutta questa parte, che è relativamente semplice, ma si tratta comunque di prendere 6.000 record ospedalieri, andare a valutare e andare a conservare informazioni relative sempre alla morfologia, alla sede tumorale, però serve anche raccogliere qualcosa sulla chemioterapia, radioterapia o la presenza di chirurgia. Pochi numeri, i dati che sono stati inviati all'Artmo per l'accreditamento è un triennio che è 2006-2008, sono pronti ovviamente 2009-2011 e presente anche un 2005. Questi sono i casi praticamente, si vede che tendono, diciamo, a diminuire nei maschi, nelle donne si mantengono più o meno in aumento. La stessa popolazione è quella Istat, fra l'altro è la popolazione non quella aggiornata dell'Istat, nel senso che l'Istat ha cambiato le popolazioni intercensuali, per cui c'è stata una piccola modifica che poi provocherà anche una modifica nei tassi di incidenza, e le tabelle sono già con la modifica dei tassi di incidenza. Tutti i tumori, tutte le escluse i cutanei non melanoma, tassi di incidenza per 100.000, e i dati sono quelli degli italiani o del centro nord e del sud delle isole, sono quelle che si trovano su Itacan, è aggiornato solo fino al 2009, ma so che ci sono anche altri anni, ma sono ancora scaricabili solo fino al 2009. La linea della Basilicata è quella arancione tratteggiata, la linea dell'Italia è quella azzurra. Maschi abbiamo la stessa tendenza che nel resto dell'Italia, cioè praticamente sembra addirittura che la linea della Basilicata sia la continuazione della linea italiana, nel senso che i tumori in Basilicata come tassi di incidenza sono in calo. Per quanto riguarda il sesso femminile abbiamo la stessa tendenza che ci si aspetta, quella di avere dei tumori praticamente in lieve ma continua ascesa. Ho portato, giusto perché si tratta di ematologia, quello che abbiamo relativamente ai tumori ematologici. Il punto vero è che si tratta di numeri molto piccoli, perché se noi vediamo il linfoma di Hodgkin, la serie dei maschi sono 11, 6, 19, 6, 15, 9, 13, cioè parliamo di circa 10 tumori per anno. Sulle donne sono poco meno di 10 tumori per anno, e lo stesso andamento è altalenante, ma è relativamente legato al fatto che i numeri sono molto piccoli, non piuttosto piccoli. Linfoma non Hodgkin, la stessa figura, dove tra l'altro sembrerebbe che nei maschi tende a scendere, nelle donne si mantiene in salita. Mieloma multiplo, dove i numeri sono poco, soprattutto nel sesso femminile, c'ho 0 casi nel 2005, ma sono un caso nel 2008, un caso nel 2009, per cui sono relativamente pochi casi. C'è però da dire un qualche cosa, cioè la classificazione certamente è quella che si utilizza per il confronto con i dati internazionali, raccontavo è quella che fa parte dei miei studi medici, nel senso che è quella che trovavo nel Teodori negli anni 80, per cui oggettivamente è
poco utile, probabilmente utile solamente a quella che è un confronto con la comunità internazionale o un confronto tra i registri, ma è sicuramente poco utile quello che serve ai clinici o quello che è oggi la distribuzione delle malattie stesse. Leucemia mieloide acuta, mieloide cronica, le scorro rapidamente perché sono. E poi abbiamo qualche altra cosa, queste sono le leucemie in genere, quelle che non si riescono a classificare perché non ho dati sufficienti per dare una tipologia ben definita. Ho portato un'altra cosa abbastanza particolare, che sono le altre malattie mieloproliferative e le sindromi mielodisplastiche. Questo non è qualche cosa che si riporta normalmente, anche perché esiste certamente una grossa quantità di sottostima, perché sono malattie che nella maggior parte dei casi sono solo ambulatoriali, e la ricerca è quella proprio di utilizzare il record ambulatoriale. C'è una distribuzione per provincia, i dati italiani non ce ne sono perché non vengono prodotte tabelle per queste cose, e sono circa 30-40 in aumento nei maschi, perché partiamo da 30 nel 2005 fino ad arrivare a circa 60-70 nel 2010 e nel 2011, e sono circa 50 nelle donne negli stessi anni. Sono la distribuzione per provincia. Distribuzione per province vede una situazione particolare, perché nella provincia di Potenza esistono due ematologie sostanzialmente, perché l'ematologia dell'ospedale San Carlo è la nostra, e un'ematologia legata all'ospedale di Matera. È pur vero che gli ematologi girano fondamentalmente per tutti gli ospedali della Basilicata, per cui l'abitudine anche è quella di avere ricoveri ospedalieri sostanzialmente per tutti i malati ematologici, che fanno anche possibilmente almeno un day hospital dove si ritrova. E ultimamente abbiamo provato sia con il dottor Pizzuti che vedo in sala, cioè la possibilità di attingere direttamente ai record ambulatoriali, proprio per cercare di migliorare questa completezza. Esiste anche un registro delle mielodisplasie e dell'ematologia, per cui è mettere insieme i dati esistenti sulla registrazione che abbiamo qui in ospedale, più quella del San Carlo, per cercare di aumentare la nostra capacità di leggere queste altre malattie. Tabelle abbastanza inutile, ma sono la classificazione delle morfologie, cioè di quante morfologie io riesco ad avere sui miei casi ematologici, che sono 1519, sono dagli anni 2005-2011. Di morfologie ho messo insieme la 6 e 7, che significa quello che è citologia, ma in realtà significa la parte legativa alla biologia molecolare piuttosto che solo alla parte dell'istologia. Riusciamo a raccogliere circa l'87% di casi eventualmente anche riclassificabili, perché sono casi in cui si possono rifare delle classificazioni. Questo è il mio punto di vista, cioè questa occasione di nuovo non è un arrivo ma una partenza. È vero che nella diapositiva ci stanno tutti luoghi impossibili o luoghi lontani, ma la Terra di Mezzo oppure Endor e Guerre Stellari, ma noi siamo in un punto di partenza per quanto riguarda questa attività, sia dei tumori ematologici che del registro in un futuro in associazione. Io vi voglio ringraziare per la presenza un'altra volta, e soprattutto vi faccio i miei auguri per le prossime feste. Allora, visto che siamo dando l'anticipo, io vorrei la discussione, se ci riusciamo a tenere così, rifarla sempre alla fine di ogni intervento. Pertanto, se qualcuno ha la voce delle domande, non lo rilasso. Posso chiedere? I dati che lei ha ricavato dal Congresso dell'Italia, quando ha confrontato i dati, i dati che lei ha ricavato, per esempio, parlo delle patologie ematologiche, dal resto d'Italia, confrontando con i dati della Basilicata, derivano da registri? È la banca dati Itacam, sono il pool dei 38 registri, sono gli ultimi dati pubblicati. Cioè, sempre preso dal registro tumori? Certo. Sono tutti dati dei registri tumori, sì. Dalla banca dati? Dalla banca dati. L'ha mostrato anche la Luciana.
Sì, sì, no, volevo capire. Che è un sito da cui si possono consultare, sì, anche scaricare, perché ovviamente direttamente dei grafici, la nostra. Sì, ma questi dati, questi casi, questa patologia, sono stati, voglio dire, validati, certo, dal punto di vista, certo, del criterio diagnostico? Sicuramente sì. Scusi. No, no, sì. No, mi scusate. Ma... No, ma aspetta, professore, ma qua poi ancora. Cioè, era per capire anche il nostro... Sì. Quindi sono, però non rappresentano la fotografia reale di tutta la patologia, no, o sì? No, come è detto la patologia? No, per esempio, le leucemie, le fonti di questi dati. Vai, no, è una media razza, no, 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 siamo qua a posto. Facciamo rispondere a questa funzione. Vai, calma. Che non è adesso. Sono le sto? No, 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 sono i dati dei registri tumori. Sono tutti i dati. Non le sto. Che a loro volta vengono ricavati. Allora, manca l'api, sì, manca le patologie patologiche. C'è tutto, il manca l'api contiene tutte le patologie, dalla labbro fino alle ultime, sì, sono le leucemie e i tumori. Quindi tutte le patologie, tumori solidi e non. Sì. La registrazione prevede la registrazione di tumori maligni infiltranti e non. In incidenza, noi i dati che mostriamo sono soltanto tumori maligni infiltranti. Sì. Tutto questo processo ha alla base quello che si è detto, ovvero un percorso di formazione, quindi ogni singolo caso viene validato. Cioè io ho il referto di anatomia patologica, ho il referto di laboratorio, eccetera, ho la scheda di dimissione ospedaliera che mi dice sospetta leucemia. Su quella sospetta leucemia il rilevatore va a guardare, okay, la cartella clinica. No, sulla, sulla validità dei dati inseriti. No, non dubitavo su questo. Siccome però molti pazienti ematologici passano attraverso l'ambulatorio, e mi riferisco per esempio alla leucemia linfatica cronica, alla mielodisplasia, che passa attraverso la medicina interna che spesso non definisce anemia, Esattamente, il motivo per cui siamo qui, professoressa, oggi e domani ci siamo chiesti, Musca, come c'è il rischio appunto sui tumori ematologici in particolare, però per esempio anche quei tumori cutanei che fanno poco, cioè oggi la patologia oncologica sta evolvendo, in particolare quella ematologica, c'è il rischio, quindi mi è venuto l'anno scorso quando abbiamo fatto quello studio, ci siamo persi 30 casi in Italia, saranno anche pochi. Perché li abbiamo persi? Abbiamo persi perché sono leucemie croniche, sono sinergie displastiche. Perché? Perché non fanno ricordo, non fanno tracce importanti. Come fare, sì, per, sì, oggi pomeriggio e domani? I dati non sono, voglio dire... Non tutti, dipende. Io ho accesso agli ambulatori, dipende dalla realtà, insomma, dipende. Però sulle sinergie displastiche, diceva Rocco, poi c'è maggior problema, insomma. Ma noi oggi e domani... Vi chiediamo ad aiutarci per fare in modo che se anche io in Italia perdo 3 casi, io non ne vorrei perdere. Grazie al vostro dottore. La logica pugliese nasce sulla parte i registri proprio perché non vogliamo perdere i 30 casi, esatto, di Reggio, perché sì, noi sappiamo che non siamo stati noi a proporre questa cosa. I 30 sono nazionali. No, no, quindi io facevo la domanda soltanto che la fonte di quei dati che giustamente lei ci ha fatto vedere che sono dati validati dal punto di vista dell'inserimento, però potrebbero sono validati sulla base di criteri che probabilmente non sono ottimali, diciamo, e quindi questo è un discorso che dobbiamo fare in questo momento, cioè nel senso che non sono ottimali, no, secondo i dati di registrazione sono quello che in questo momento l'unità di sistema di soluzione si può fare. Sì, sì. Quello che stiamo cercando di fare è di cercare di raccogliere una serie di informazioni che da un lato ci dà la possibilità di completare quanto più possibile il numero delle patologie di malattia, dall'altro lato di correggere la possibilità, diciamo che ci siano delle diagnosi sottostimate o sovrastimate. Ma no, io ti ho capito, la domanda era solo se dal fatto che questi dati provengono secondo... Sono un secondo. Questo è un flusso normale di come si vengono raccolte le informazioni.
che quello che facciamo tutti quanti, per cui ci sono le do e vero, che significa che saranno pazienti ematologici che passano per il ricovero, ci sono i servizi di anatomia patologica, ma oggi non leggiamo più quello, andiamo a prendere biologie molecolari o altro, ci sono gli esempi, insomma, è il massimo che si può fare in questo momento. Accediamo anche ad altri flussi, certo, la farmaceutica, non dimentichiamo anche altre cose, cioè la pubblica amministrazione è un po' diverso. Adesso facciamo un'intervento e chiudiamo per avere l'esperienza che abbiamo, anche questa intervento è molto importante. Inoltre quella banca dati, base dati online, ITA, il sito consultabile, è limitato a un minimo comune denominatore, quindi per esempio le sindromi mielodisplastiche, le malattie mieloproliferative non ci sono, perché non garantiamo una raccolta esaustiva tra i registri, quindi sì. Lascio un attimo la parola a Adriano. Scusa, anche il dottor Lenz e poi dopo Adriano, io volevo solo sottolineare una cosa, questo è un problema che è mondiale, nel senso che anche se prendo i dati di cancer incidence Stati Uniti o Inghilterra, i registri famosi come il TEMS che funzionano ormai da 50 anni, non sono in grado di fornire dei dati consolidati per tanti motivi, quelli che andremo ad analizzare. Quindi il problema è qual è trovare lo strumento condiviso per riuscire a trovare i tumori patologici, non solo quelli aggressivi che sicuramente troviamo con i ricoveri, ma proprio quelli che non troviamo perché hanno un percorso ambulatoriale, non hanno terapie. Adesso non sono follow-up, okay. No, questo è sicuramente il dato rilevante, perché anche quei 30 casi di infarto cronica, quelli sono quelli che ha intercettato, però ti assicuro che la linfatica cronica ha un'età media di 72 anni, il 30% inizia un trattamento alla diagnosi, gli altri non puoi intercettarli né con l'anatomia patologica, perché la vedo nei patologi, né lo intercetti con la farmaceutica, perché spesso questi pazienti non fanno terapia specifica. Però bisogna che qualcuno vada a prendersi i dati, quello è il lavoro che abbiamo fatto. Quindi voglio dire, probabilmente bisognerà modificare proprio tutto un percorso, la rete patologica ha un suo obiettivo, come dirà complessivamente l'altro senza aspetti. Ma è un discorso che è limitato da alcune realtà, molto molto limitato a livello nazionale adesso. Comunque ha citato il problema, professoressa. Potrebbe essere che noi prendiamo con ematologi pazienti perché vanno solo in medicina generale. O in genere. Passeremo la parola, scusate, la stessa funzione, così proseguiamo. Grazie al dottor Galasso. Allora, la dottoressa Lusi. Il percorso di accreditamento da parte della Diale. Buongiorno, allora sono Carlotta Buzzoni, lavoro a Firenze, dove la mia attività principale è la gestione della banca dati dei registri tumori. Ringrazio i colleghi dell'IRCCS per questo invito e spero che il rapporto tra AIRCUM e la società di ematologia sia fruttifero e che ci siano molti altri incontri a seguito di questo. La dottoressa Mangone ha un po' anticipato la definizione di registro tumori, ci ha detto cosa i registri fanno. Questa è una slide che almeno nell'idea ho preso in prestito al sito del National Cancer Institute, che è proposta nei corsi introduttivi per coloro che iniziano a lavorare nei registri. L'idea di registrazione va indietro nel tempo, pur senza scomodare gli antichi egizi, vediamo che l'idea di attribuire un causa alla morte e di registrarla parte già a Londra nell'Ottocento e ci sono sviluppi successivi. I primi registri tumori riguardano quello che è successo nel Connecticut, non dico un secolo fa, ma quasi, perché il primo registro ospedaliero è del 1926.
il primo registro di popolazione, che aveva quindi l'obiettivo di prendere tutti i casi dovunque fossero stati trattati, è del 35. Bisogna aspettare il 43 per il primo registro di popolazione in Europa. Il modo in cui i registri lavorano si è evoluto nel corso del tempo. Questa casina che vedete in alto a destra è la modalità con cui a Firenze archiviavamo le informazioni all'inizio degli anni 80, quando abbiamo iniziato a lavorare. Avevamo tutte cartelle cartacee e in ognuna di queste cartelle si annotavano le informazioni sulla diagnosi e sui trattamenti dei soggetti. Quindi diciamo, inserivamo la porta alle prime segnalazioni, completavamo pareti e tetto soltanto quando il caso risultava confermato. Ad oggi abbiamo dei sistemi un pochino più evoluti per l'archiviazione delle informazioni e in alcuni casi anche di gestione automatica da parte degli algoritmi di una porzione selezionata della casistica. Il ruolo dei registri si è evoluto nel tempo in termini di utilizzo dei dati. Questi sono aspetti che abbiamo già citato prima. Ad oggi gli usi principali sono quelli della valutazione degli iter diagnostico-terapeutici per categorie selezionate di pazienti. Come è organizzato l'AERTUM? L'AERTUM è organizzato in commissioni. Io qui ho messo al centro la banca dati perché mi occupo della banca dati. Lucia Mangoni, che si occupa di formazione, ovviamente metterà al centro la formazione. Però tutte queste commissioni sono in relazione tra di loro, un po' perché cerchiamo di interagire il più possibile, un po' perché anche le stesse persone si danno da fare su più fronti. L'idea che c'è alla base della costruzione di un'unica base dati è quella di unirsi, di collaborare con l'idea che ci si adegui verso l'alto, si cerchino di utilizzare tutte le stesse regole e confrontandosi si cerchi di raggiungere lo standard dei registri migliori. Quanti casi abbiamo in questa banca dati? Quando io ho iniziato a lavorare 10 anni fa erano circa 1 migliaio, ora siamo circa 1 milione, ora siamo a 3.000 casi. Sono aumentati molto perché ora siamo a 3 milioni di casi. Sono aumentati molto sia perché i registri storici hanno aumentato gli anni di incidenza, sia perché tanti registri nuovi hanno iniziato la loro attività. Vi dicevo, il razionale è adeguarsi verso l'alto. Chi lavora con i registri sicuramente prima o dopo inizierà a sentir parlare delle tre dimensioni della qualità, quindi la completezza, raccogliere tutti i casi, la comparabilità, usare le stesse regole per poter fare confronti, e l'accuratezza, cioè registrare quello che davvero accade nel mondo reale. A questo si aggiunge l'aspetto della tempestività, cioè fare l'attività di registrazione in tempi ragionevoli. Un piccolo accenno alle regole: la confrontabilità può essere raggiunta se le regole sono codificate. AERTUM l'ha fatto mettendo a disposizione dei soci e di chiunque, perché era accesso libero sul sito, un manuale di tecniche di registrazione basato sulle regole internazionali, ma con degli approfondimenti specifici per i tipi di flussi informativi che abbiamo in Italia, caratteristiche che sono soltanto nostre, che cercano di guidarci. Seguirà a breve un aggiornamento delle procedure da utilizzare nella registrazione per singola sede. Un flash sulla tempestività, cioè sul tempo che intercorre tra il momento della diagnosi e il momento in cui il dato viene registrato e rilasciato come completo, come valido, come accessibile per le analisi. Ovviamente questo è dipendente dalla latenza dei flussi informativi, finché non abbiamo tutte le informazioni provenienti dalle schede di immissione ospedaliera, dalle SDO, dalle anatomie patologiche e così via, non possiamo completare il caso, e dalle capacità di operare dei singoli registri. Questa è un'immagine che prendo in prestito al segretario AERTUM, che in uno degli ultimi corsi sulla qualità ha detto: i registri tumori devono evitare l'effetto ESI,
cioè della mummia presso il Museo dell'Alto Adige, dall'analisi della quale siamo riusciti a capire cosa ci fosse addirittura nello stomaco e cosa avesse mangiato all'ultimo pasto, però sono passati diverse centinaia di anni, Così come i registri devono capire quando sono necessarie informazioni molto dettagliate per studi di alta risoluzione, così come devono capire quando una stima del numero di casi incidenti deve essere fornita in maniera molto rapida e veloce, senza poter attendere troppo. Vi faccio vedere che l'immagine della commissione centrale già cambia, ora mi sposto e ho messo al centro l'accreditamento. L'accreditamento consiste in una valutazione della qualità dei dati dei singoli registri secondo procedure che siano codificate ed accessibili a tutti, cioè si viene valutati secondo regole che sono note a priori, quindi sostanzialmente andiamo all'esame conoscendo già le domande dell'esame. Anche la commissione di accreditamento è in relazione continua con tutte le altre commissioni, perché ovviamente i dati confluiscono nella banca dati dopo che il processo di accreditamento si è concluso. Le prime esperienze di valutazione dei dati da parte dei registri tumori sono state effettuate per la pubblicazione a livello internazionale mondiale del cancro nei cinque continenti, prodotta dall'Agenzia Internazionale della Ricerca sul Cancro, ma ormai da molti molti anni. Sul sito della IARC, relativamente alla produzione di questi dati monografici, sono riportati tutti i principali indicatori di qualità per singolo registro. Sono disponibili i testi con le regole utilizzate per la valutazione dei dati, e questi sono due articoli storici prodotti dal gruppo di lavoro della IARC contenenti indicazioni base sulla valutazione della qualità dei dati dei registri. A questi possiamo aggiungere altre valutazioni relative alla completezza e alla tempestività prodotte da gruppi europei. Il razionale con cui lavora la commissione di accreditamento e in generale AECTUM è questa: cerchiamo di valutare le modalità con cui il registro opera, con cui utilizza le informazioni presenti nei flussi informativi attraverso i propri strumenti gestionali, software e hardware, attraverso le competenze acquisite dai propri operatori, arriva alla produzione del dato. Nel caso in cui vi siano delle incongruenze che vediamo nei dati finali, l'idea è quella di cercare di individuare le modalità con cui migliorare il processo, quindi è sempre un'attività di collaborazione. Come si svolge l'accreditamento? Prima la dottoressa Mangone ha citato la richiesta nata a metà degli anni 90 da un gruppo di registri che aveva necessità di una valutazione, proprio come affinché nei corsi vengano attribuiti crediti informativi è necessaria una valutazione finale con delle domande, è necessario che i registri vengano valutate. La situazione attuale ci dice: l'obiettivo della commissione accreditamento è quella di valutare la corrispondenza con standard qualitativi tecnici, e questa valutazione si concluderà con un accreditamento che verrà ratificato a tutti i soci. Sul sito vediamo le modalità con cui l'accreditamento può essere richiesto: per i registri che abbiano almeno 3 anni di incidenza da sottoporre ad accreditamento, si inviano dati corredati da un questionario anche molto approfondito che descrive le modalità operative con cui il registro arriva alla produzione dei dati. C'è una valutazione da parte di alcuni membri selezionati della commissione di questi dati, poi si effettua una site visit in loco per verificare come effettivamente il registro archivia le informazioni, gestisce i software, e poi si
produce una relazione finale. A questo si può aggiungere anche un eventuale supporto di tipo tutoring, individuando una persona che ha un registro in fase di startup via alcuni suggerimenti operativi. Il registro della Basilicata, prima avete visto i dati che il dottor Galasso ha presentato, ha sottoposto i dati per l'accreditamento 2006-2008, anche se ha già pronto i dati per il periodo, pronti i dati per il periodo successivo, perché il criterio minimo è avere 3 anni consolidati. È stata effettuata la prima valutazione dai membri selezionati da parte della commissione accreditamento, quindi la prima fase è già stata svolta. Dovremo effettuare la site visit probabilmente alla fine del mese di febbraio del prossimo anno, sarà possibile concludere positivamente questa procedura. Vi faccio vedere alcune immagini del questionario. Mi sembra che prima il dottor Galasso abbia estratto alcune delle informazioni che vi ha fatto vedere proprio dal questionario AERTUM, e sono contenta che le domande che vengono fatte ai registri siano utili sia per l'accreditamento ma anche per la valutazione dei propri dati, la conoscenza del proprio archivio. I registri tumori italiani, come abbiamo già visto prima, partecipano a molti studi. Abbiamo citato già lo studio Eurocare nell'ambito prevalentemente della sopravvivenza. C'è anche il Concord, valutazione della sopravvivenza a livello mondiale, c'è lo studio Eurocare sulle malattie rare, ce ne sono molti, e i registri italiani solitamente partecipano a livello aggregato, quindi non ci presentiamo come tanti piccoli registri affetti da una variabilità molto elevata, ma come un database nazionale. I registri tumori italiani confluiscono anche nel gruppo europeo dei registri tumori, che forse è un po' più indietro rispetto ad AERTUM per tante attività. Infatti io sono membro di un gruppo di lavoro a livello europeo e vedo che alcune delle cose che noi in Italia abbiamo già fatto, manuale approfondito sulla registrazione delle singole sedi, approccio e-learning con la formazione a distanza, vengono riproposte anche a livello europeo. Quindi in qualche modo, almeno in questo caso, gli italiani sembrano poter fare un po' da guida. Concludiamo dicendo che AERTUM ha cercato di concentrare, di basare il concetto di qualità dei dati dei registri attraverso l'attività di formazione, perché se non spieghiamo queste regole, non vediamo di averle interpretate tutti nello stesso modo, non possiamo confrontarci, attraverso l'attività di accreditamento e attraverso l'utilizzo di una banca dati unica. Quindi abbiamo avuto, come diceva prima la dottoressa Mangone, il riconoscimento da parte del Ministero della Salute, la collaborazione con l'Associazione di Oncologia Medica, e proprio io pensavo di concludere esattamente nello stesso modo di Lucia, e sono contenta che ci troviamo allineate, come abbiamo prodotto la monografia in collaborazione con il gruppo degli oncologi. Speriamo di poter avviare anche la collaborazione con il gruppo di ematologia. Qui ovviamente i passi da fare sono molti, perché noi siamo qui per mettere in discussione il nostro modo di lavorare. Abbiamo cercato anche in passato di sfruttare l'idea di raggiungere la qualità valutata non da una sola persona ma da molti accreditatori con una regola condivisa. Abbiamo cercato di utilizzare regole trasparenti e quindi una procedura oggettiva. Ci siamo avvalsi in passato del CEC AERTUM sviluppato dal dottor Rashid per la valutazione dei dati dei registri, e volevo concludere dicendo questo: il fatto che AERTUM abbia una lunga storia. Ho detto all'inizio che già dall'Ottocento si parla di registrazione delle cause del decesso e poi dei tumori, non significa che si debba continuare ad agire sempre nello stesso modo. L'obiettivo dell'incontro di questi giorni, e spero anche di quelli futuri, è di mettere in discussione le
nostre modalità di agire, quindi spero che non si riesca a imparare più che a insegnare in questi giorni. Chiuderei così. Allora, credo che la prossima presentazione sia molto ingranata con quella della Carlotta, quindi chiederei a Ivan di presentare la sua relazione sui flussi informativi e riserverei la discussione introdotta poi dal dottor Vaglietta al suo gruppo. Buon pomeriggio. Sostanzialmente l'obiettivo di questa, di questo corso c'è abbastanza chiaro. L'obiettivo della mia presentazione era di partire un pochino a vedere che cosa fanno e giustificare di fatto come funzionano. Mi spiace che non si veda benissimo, forse se possiamo spegnere una luce. C'è tutto spento. Perché ho questa tendenza a usare i colori tenui in questi schermi. E a questo punto iniziamo a parlare del motivo per cui i registri utilizzano alcuni flussi informativi e non altri. In qualche modo c'è una storia, c'è un motivo per cui sappiamo tutti le luci tranne quelle che servono. C'è un motivo per cui i registri utilizzano alcuni flussi informativi e non altri, e magari da questi motivi, in collaborazione con la SIE, potremmo anche vedere quali sono le strade per una possibile evoluzione. E ovviamente valutare anche le possibili prospettive future. Partiamo da una situazione di questo tipo. Per quale motivo sono nati i registri tumori? Carlotta ha mostrato abbastanza bene una storia lunga nel mondo, nei primi anni del Novecento, i registri sono nati soprattutto nel nord Europa e nel nord America. In Italia i primi registri tumori, diciamo, moderni, io qua ho segnato in colore, anche qua purtroppo non si vede niente, però in un colore un pochino più rosso, il registro di Parma e il registro di Varese, che sono registri nati a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, e poi i registri Emiliano Romagnoli, il registro di Firenze, il registro del Veneto, il registro comune di Latina e il registro di Ragusa, nati anche questi negli anni 80. Sono registri che, a differenza di altri registri istituiti negli stessi periodi, in altri patrimoni, sono nati sostanzialmente dall'interessamento o dall'iniziativa di singoli istituti di ricerca, per esempio l'INT di Milano, l'IFO di Regina Elena, che ha fatto nascere il registro di Latina, oppure da singoli professionisti interessati o da singole istituzioni. E sono registri che negli anni 70-80 si erano posti l'obiettivo di registrare, diciamo così, la patologia tumorale in quegli anni in modo sostanzialmente unicamente manuale, cioè sono registri che andavano nei reparti oncologici a, diciamo così, analizzare le cartelle cliniche delle prime visite, dei pazienti radiotrattati, dei pazienti chemiotrattati, e così si portava avanti il lavoro. E ovviamente sui certificati di decesso, quindi è una metodologia di azione che era supportata comunque già da tentativi, sperimentazioni iniziali di fare schede di notifica con i medici di medicina generale. Sostanzialmente era il materiale a disposizione in quegli anni, le cartelle cliniche delle medicine e delle oncologie da dove presenti, e alcune schede di notifica dei medici di medicina generale. Poi cosa è avvenuto? Sostanzialmente è avvenuto un po' una rivoluzione negli anni 90, intanto la rivoluzione tecnologica, poi una rivoluzione dal punto di vista dei flussi informativi. Nasce l'informatizzazione dei ricoveri ospedalieri, prima diciamo in forma sperimentale, poi sostanzialmente dagli anni 90 le schede di missione ospedaliera
soprattutto alla fine degli anni 90, sono di fatto un obbligo per ogni azienda sanitaria e per ogni regione. Questo è un pochino di storia, le schede di missione ospedaliera, quindi istituite nel 91, poi diciamo con maggiore comodo nel 95, 96 e diciamo un pochino più stabilmente negli anni successivi, vengono introdotte nel sistema sanitario, prima con sperimentazioni e poi il regime, e diciamo che a partire dal 2001 queste schede hanno una loro forma che assomiglia più o meno a quella attuale e utilizzano la codifica, quella che chiamate CD9CM, cioè Clinical Modification, per le procedure e le diagnosi. Le SDO comprendevano all'epoca i ricoveri ordinari e dei hospital, e diciamo che negli anni 90, negli anni 2000, i ricoveri ordinari e dei hospital ospitavano, diciamo così, la maggior parte della patologia oncologica. Questo è sostanzialmente il contenuto anche attuale delle schede di missione ospedaliera, una parte anagrafica, una parte di identificazione del presidio, ci sono poi altre parti che per esempio i trasferimenti di reparto, eccetera, eccetera. E la cosa che è importante e rilevante per i registri tumori è questa parte, diciamo qua, il fatto che questi ricoveri erano codificati, quindi noi avevamo la possibilità di conoscere dal punto di vista informatico la patologia di dimissione del paziente, e questo, diciamo così, ha suggerito poi successivamente trattamenti informatici dell'esito. Contemporaneamente, forse un po' prima, comunque diciamo contemporaneamente, si sono sviluppati sistemi per quello che chiamo RENCAM, cioè registri normativi delle cause di morte, sistemi informativi un pochino più evoluti per, diciamo, l'imputazione e anche la codifica delle schede di decesso, le schede ISTAT di decesso. Questo è un esempio di schede di decesso, non vorrei soffermarvi. Negli anni 90 un altro milestone, diciamo, importante sono una serie di manuali che vengono rilasciati dall'autorità, diciamo, più rilevante mondiale per i registri tumori, che è l'International Agency for Research on Cancer, e per esempio c'è questo storico manuale, è uscito come Scientific Publication 95, che è la registrazione dei tumori, principi e metodi. Su questo testo fondamentale si sono basati la maggior parte dei registri tumori italiani. E questo significa che i registri tumori si iniziano a dare in maniera sempre più incisiva delle regole. Quindi diventa chiaro che ci si dà una... Non si passa più a registrare i casi sulle cartelle senza magari una qualche ordine, un qualche significato, ma si inizia a parlare di mettersi d'accordo tutti nell'interpretare le stesse grandezze allo stesso modo. Quindi abbiamo definito che cosa sono i casi incidenti per i registri, sono queste entità, un'eventuale deroga sulle tumori delle cutanee non maligni. Ci sono anche casi che il registro deve registrare pur se non incidenti, per esempio i tumori controlaterali della mammella, per esempio i tumori in situ della mammella, della cervice uterina, i tumori non maligni dell'encefalo, del sistema nervoso centrale, gli adenomi ipofisari, eccetera, eccetera, eccetera. Ci si è messi d'accordo sul concetto di residenza: il registro tumori deve registrare i soggetti partendo come punto inizio dalla residenza al momento della diagnosi. Quindi la residenza è dirimente nel considerare il paziente, diciamo così, di elegibile oppure no. Non si vede niente, mi spiace. Ci si è messi d'accordo anche su una cosa che potrebbe sembrare banale, ma è rilevante, sulla data di incidenza. E la data di incidenza non è la stessa cosa della data di diagnosi, e i registri tumori hanno definito che la data di incidenza è, secondo un particolare criterio, la data del primo accertamento citoistologico con alcune deroghe, eccetera, eccetera. Quindi c'è anche una regola per definire la data di incidenza. E
ci siamo definiti, abbiamo, diciamo così, fissato anche una regola per far capire all'esterno la qualità del dato, per esempio riuscendo, cercando di capire se il dato raggiungeva una definizione citoestologica, e all'interno delle definizioni citoestologiche dare una preferenza alle informazioni istologiche. Questa variabile, che è di fondamentale importanza per i registri tumori, un po' qualifica il dato per registrare i registri tumori. E, tant'è vero che noi utilizziamo due indicatori importanti. Uno è la percentuale di verifiche microscopiche, su quanti casi hanno raggiunto una definizione citoistologica. Questo è un indicatore di buona qualità. Un altro indicatore complementare sono il numero di casi che noi chiamiamo DCO, cioè che hanno solo il certificato di decesso, che è sostanzialmente un indicatore di bassa qualità, cioè ovvero ci sarà un certo numero di casi, possibilmente basso, di casi di tumore in cui, diciamo, a conferma del tumore c'è solo il certificato di decesso. E abbiamo delle regole per gestire i sospetti, quindi, diciamo così, senza farli vedere nel dettaglio, per gestire in una modalità con le quali vengono gestiti i casi notificati solo dal certificato di accesso. Per esempio, questo è un modo interessante: il registro deve affrontare e registrare prima i casi che sono diciamo, basati sui ricoveri e sugli effetti farmacopatologici. Fatto questo, inizia a vedere che cosa c'è dentro la mortalità, confronta quello che c'è nella mortalità con quello che c'è nel registro tumore, e si chiede all'operatore del registro se, per esempio, questo soggetto deceduto per tumore l'aveva già intercettato con questi primi flussi. Nel caso in cui l'avesse già intercettato, perfetto, la mortalità magari rafforza solamente il caso. Nel caso non l'avesse intercettato, ecco che questo caso si chiama BC, un caso iniziato dal certificato di accesso, che merita un approfondimento. L'approfondimento è dovuto perché quello che si chiede l'operatore del registro è: come mai io ho questo soggetto, mi accorgo di questo soggetto solo quando muore per tumore? E quindi è dovuta un traceback, quello che chiamiamo traceback, una ricerca seria con una metodologia definita di tracce di questo paziente. Allora cosa succede? Non trovo nessuna informazione aggiuntiva. E probabilmente un caso si chiama DCO, è quella, diciamo, modalità di diagnosi che vi ho già mostrato. Nel caso in cui io trovo un'informazione che però mi smentisce, perché succede anche questo, succede che alcuni certificati di decesso riportano una notizia tumorale che però è esagerata, è non supportata da nulla, è basato su un sospetto che però non è confermato in realtà da indagini cliniche che hanno magari mostrato che il paziente non aveva un tumore. Quindi succede anche questo, non sempre i flussi anche di natura medica riportano il vero. Però succede anche che ci accorgiamo magari che un paziente morto per leucemia mielogia acuta, andando a cercare bene, ritroviamo le tracce di questo caso. Quindi questo è un caso che il registro si era perso. Potendolo intercettare prima ha, diciamo, sbagliato. E questo per dirvi che cosa? Che il registro è in grado di autovalutarsi, cioè questi casi sono rendicontabili, il registro è in grado, dopo aver fatto la propria attività, di contare quanti sono i casi che ho registrato solo sulla base del certificato di accesso, i casi DCO, quanti sono i casi che io, diciamo, basati su un iniziale certificato di accesso, sono riuscito a recuperare. Questi sono i casi persi. E allora una possibilità è quella di dire: ok, io ho stimato quanti sono i casi che ho perso, il prossimo anno i casi persi non li perderò più, perché ho capito dove andare a recuperare, per esempio dal reparto ematologico e le leucemie che mi ero perso per qualche motivo, oppure ho capito che questo flusso informativo magari ho sbagliato a caricarlo, eccetera. Quindi è un sistema che non è fisso, è un miglioramento continuo. Ovviamente ci sono delle regole per i tumori multipli, io non vorrei soffermarmi su queste.
vado avanti abbastanza velocemente e ritorno sulla storia. Negli anni 90, come aveva detto Lucia, nasce anche Ayrton, guarda un po', e nascono, ecco questo è il punto su cui volevo arrivare, abbiamo delle SDO che sono informatizzate, abbiamo dei registri del RENCAM, diciamo, certificati di accesso che iniziano a diventare informatizzati e codificati, ecco che viene da sé diciamo così, viene spontaneo dire, beh allora io questi registri tumori, piuttosto che andare a rilevare direttamente il reparto, io cerco di trattare il dato più possibile in maniera informatizzata. E quindi nascono i primi registri tumori che enfatizzano l'utilizzo del dato informatico e iniziano anche a delegare a algoritmi la registrazione e la chiusura di casi. Iniziano a esserci dei registri tumori che non fanno, diciamo che chiudono in automatico una parte della casistica. E perché sostanzialmente si passa in questo paradigma? In quegli anni valeva questo paradigma, era abbastanza accettabile, cioè quello di dire questi sono i flussi obbligatori per i registri, le schede di dimissione ospedaliera, i certificati di accesso e ovviamente, non l'ho citato prima, ma i referti anatomopatologici. L'idea, il paradigma, se vogliamo l'ideale, è che l'insieme, la combinazione di questi tre flussi sia di per sé in grado di intercettare la massa tumorale, ci sia qualche ridondanza ma non ci sia nessuna lacuna. Questa è l'idea che era abbastanza, adesso fermerò anche i vostri commenti ovviamente, era assolutamente accettabile in quegli anni. Cosa succede? Che ovviamente non siamo fuori dai tempi. I registri tumori da quegli anni ad adesso si sono sviluppati, sostanzialmente questa è la mappa italiana, se pensiamo a tutte le parti colorate abbiamo quasi riempito l'Italia, a parte alcune aree del centro nord-est. Però sappiamo che il contesto è cambiato. Uno sviluppo incredibile dei registri tumori ha portato ovviamente a una necessità di portare in pari passo la classificazione. L'introduzione delle nuove classificazioni ha cambiato ciò che prima si pensava di dover registrare. La classificazione di CDO3 che qua ho citato, per esempio, inserisce tra le patologie di rilevanza in quanto maligne e infiltranti alcune nosologie che prima non erano considerate maligne e infiltranti. L'esempio più rilevante sono le sindrome nodistastiche. I registri negli anni 90 non li registravano, li saltavano, li buttavano via come non tumori, come patologie non neoplastiche, oppure neoplastiche ma non maligne, di un certo significato. Dal 2000, con l'introduzione del CDO3, tutto è cambiato. Le normative privacy, nessuno l'ha detto, ma questa ha cambiato radicalmente la modalità di operare dei registri. Molti registri che prima potevano andare tranquillamente in reparto senza nessun problema, adesso si vedono negare anche solo la cartella clinica, anche solo la possibilità di ricevere un dato che fino a poco fa potevano ricevere. Quindi anche questo stimola un pochino l'ingegno degli operatori e stimola a trovare strade alternative. Fattore rilevante è anche questo, non esistono più degli hospital ripetuti nemmeno per la chemioterapia. La deospedalizzazione riguarda ormai una serie di patologie che mentre, diciamo così, prima potevano essere sostanzialmente rubricate a eccezioni, adesso sono quasi la norma. E allora non è più vero che questo paradigma funziona, questo paradigma è pieno di buchi. Se abbiamo in mente la patologia ematologica, ma non solo, pensiamo ai melanomi in stadio 1, pensiamo a tutta quella serie di patologie che va a diagnostica, a contatti continui col sistema sanitario, ma non produce mai né un referto istologico né magari un ricovero ospedaliero, succede. E allora, ovviamente la sfida è di ripensare, e la faccio vedere completamente, a quello che in realtà non abbiamo considerato, cioè tutto quel panel di flussi informativi che molti registri tumori, devo dire in verità, hanno a disposizione, ma che non utilizzano come,
come iniziale ingrediente, lo utilizzano magari per esempio come seconda diciamo così, come rafforzativo. Ecco, la proposta è che le certificazioni di invalidità importantissime, le autorizzazioni pure estero, le esenzioni ticket che non sono rilevanti per, diciamo così, la registrazione, ma sono rilevanti per testare la propria competenza, i reparti emolinfopatologici, i reparti di diagnostica emolinfopatologica, i reparti di ematologia e, se vogliamo, anche ipoteticamente il medico di medicina generale con tutte ipoteticamente, ecco, diciamo, considerare questi flussi come facenti parte integrante del panel che prima era limitato a, diciamo così, a solo questi tre flussi, diventa ora possibile. Il sapere che un paziente fa imatinib non è rilevante per chiudere il caso come certo. Sapere che il paziente ha avuto un accesso in un reparto di ematologia non è rilevante. In conclusione, quindi, i registri tumori sono nati ovviamente come strumenti pionieristici in Italia e, diciamo, con una registrazione puramente manuale, e, diciamo, sicuramente i flussi informativi, l'interesse verso la famosa triade che chiamo qua SDO, anatomopatologica e mortalità, aveva un suo senso in quegli anni. In questo momento ci sono nuove entità nosografiche, ci sono nuovi criteri classificativi, la patologia si evolve e la classificazione c'è che sta dietro, ma forse non ci sta nemmeno dietro. C'è una modificazione dei percorsi diagnostici e quindi impone che questo paradigma venga modificato. Ringraziamo il dottor Lascini per il suo intervento e prima di passare la parola alla discussione volevo dire alla dottoressa Buzzoni, visto che mi sono perso l'ultimo passaggio a proposito proprio del registro della Basilicata, abbiamo detto che entrerà probabilmente a far parte del registro accreditato per fine anno o capito male? È da gennaio. Un attimo, perché era un passaggio che ci interessa, immagino che interessa un po'. Allora, il registro della Basilicata ha sottomesso a fine ottobre i dati, è stata svolta la prima parte di valutazione da parte dei componenti della commissione che si occupano di valutare questo singolo registro e sarà effettuata la site visit e poi la valutazione con l'esito finale probabilmente sarà disponibile per la fine del mese di gennaio del prossimo anno. Ok, grazie, scusa per la notte. Allora, buonasera, volevo ringraziare Marino per questo invito, perché a partecipare a questo incontro è estremamente interessante, e diciamo direi che qua ho sentito l'importanza e l'utilità del registro. In realtà ieri sera, per esempio, una piccola riflessione personale, era una riunione associazione di donne qui, e nell'ambito della discussione quello che entro fuori in realtà fondamentalmente è stato quello che aveva chiesto quasi tutti il significato del registro tumori e l'incidenza, le prospettive di sopravvivenza delle pazienti. Quindi, come vedi, non è soltanto interesse degli operatori sanitari, ma interessa anche fondamentalmente la popolazione che è molto interessata e molto sensibile a questo. No? Io ho seguito un po' queste relazioni, perché forse qualche considerazione, penso che vada fatto. La dottoressa Vaccone ci ha fatto vedere un po' quella che è la rappresentazione in Italia dei registri. Poi abbiamo visto registri su base regionale, su base provinciale, singole aziende. Cioè, mi sembra che questa frammentazione probabilmente non è che giovi molto fondamentalmente all'acquisizione e una maggiore omogenizzazione dei dati da cila alla patologia. Quindi forse sarebbe importante pensare effettivamente
a quantomeno a sviluppare questi registri anche su aree più basse, su macro aree. E questo soprattutto diventa anche da un altro aspetto importante, per esempio questa mobilità passiva che noi abbiamo tra regione e regione praticamente, forse probabilmente verrebbe meglio assorbita nell'ambito di una visione più ampia. Basti pensare che recentemente il Martino di Napoli ha pubblicato un articolo che riguardava proprio il nostro istituto, dove appunto vengono rappresentati il terzo centro della campagna dove arriva per mobilità passiva della patologia oncologica. Quindi si capisce esattamente come può essere un segno importante invece avere una visione molto più ampia. Molto più ampia legata anche al fatto che l'obiettivo 3 abbiamo visto la diversità nell'acquisizione dei dati, quindi la diversità di interpretazione, la diversità di compilazione delle schede, in senso tutti elementi indubbiamente che creano, possono creare delle grosse criticità, quindi rendono a volte questi dati un po' così, come dire, un po' difficile da interpretare, potenzialmente difficile da interpretare. Io credo che una risposta importante oggettivamente a questo tipo di problematiche per le singole regioni se possa arrivare a essere le reti oncologiche. Le reti oncologiche noi in Basilicata, Rino conosce benissimo, ci stiamo attivando per creare le reti oncologiche, ma tutti sappiamo quanto è difficile creare le reti oncologiche per esempio, una regione, e quindi però qualora si potesse realizzare questo strumento indubbiamente sarebbe molto più semplice e più facile diciamo acquisire, se potremmo sapere anche un po' un vostro pensiero in merito. Naturalmente un altro aspetto importante che sarà sottolineato e che credo che sia molto importante è quello della tendenza agli screening. Gli screening sono un altro aspetto importante che ci permettono di fare una diagnosi molto più precoce delle cose comunque di rappresentare meglio quelle che l'incidenza ignorata. Poi è venuto fuori nell'ultima relazione vista del dottor Ranci, praticamente è uscito fuori questo aspetto come possa cambiare un po' lo scenario dell'acquisizione dei dati. E mi chiedevo se anche nella patologia oncologica, effettivamente, sta così modificando gli ultimi anni con l'acquisizione, per esempio, dei dati biomolecolari, noi sappiamo che le target therapy hanno molto cambiato il nostro aspetto, come possa in realtà possa costruire anche questo una fonte ulteriore di ricerca di dati oncologici. Quindi questo un po' sono alcuni temi che sottoporrei un po' all'auditorio praticamente per sentire un po' qual è il pensiero. E poi naturalmente un applauso all'iniziativa della SIA, perché sicuramente è qualcosa di estremamente utile, e abbiamo visto ringraziare che ha portato qui a Salvare a Lione questo importante perché vedevo qualcuno. Rispondo solo per la mia parte sulla discorso frammentazione. Avete ragione, l'abbiamo già detto, i registri tumori in Italia sono nati 30 anni fa su base spontaneistica, quindi il professor Cocconi a Parma, il professor Lorenzo Gaffà a Ragusa e Franco Berrino a Milano, ha fatto poi a Varese, poi iniziamo questa attività di registrazione, quindi proprio su base spontaneistica, anche commenti aperti, insomma non erano, Cocconi è stato un pioniere insomma, dell'oncologia in Italia. Adesso, come dicevo, queste due proposte di legge, una di una parte e una dell'altra, tendono la proposta è quella di avere un registro nazionale dei tumori che si avvale di registri regionali. L'obiettivo sarebbe quello, però esattamente come diceva Ivan qualche minuto fa, la regione Emilia Romagna ha 6 registri tumori, non riusciamo a sfondare Bologna perché San Fosso non dà accesso ai dati. Adesso si è inserito anche questo processo della privacy, per cui anche una regione, come dire, evoluta, che investe nella registrazione, eccetera, abbiamo questo limite. Quindi al momento siamo un po' così, però vi dicevo, il Parlamento qualcosa si sta muovendo. L'altro lato, ha assolutamente ragione il dottor Aglietta Volte, l'attività di registrazione può migliorare anche altre attività, vale a dire, ho visto in regione Emilia Romagna, ma in regione Lombardia, sono stati utilizzati dati dei registri tumori per la valutazione dei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali. In Lombardia, Antonio Russo ha appena pubblicato 2 monografie, una sul PDTA del colon retto e una sulla mammella, e anche noi ho visto che molto spesso chiedono l'utilizzo dei dati per la valutazione del percorso. E l'altra, l'ultima, assolutamente ragione anche sul discorso, come dicevo, sugli screening oncologici, prima la mostravo a qualcuno di voi, in Basilicata c'è una buona adesione per mammella e cervicuterina, molto scarsa
per quanto riguarda il colon retto. Ecco, rendere noti anche questi dati, queste informazioni, cioè avere una buona adesione agli screening nel caso del colon retto, significa trovare un tumore piccolo, non solo salvi la vita alla persona, ma gli eviti anche quegli interventi radicali con l'abboccamento eccetera che si facevano una volta, che sono interventi invalidanti. Quindi ben vengano anche le iniziative, come dicevi di sera, con i cittadini, cioè portare fuori davvero l'utilità di questi dati. No, volevo chiedere un po' a tutti, a parte la disaggregazione dei dati, il fatto che i registri siano a conduzione o regionale o a volte anche aziendale, come in alcuni casi, ma c'è un disallineamento temporale nei dati che pubblicate, cioè, perché anche il tempo, visto, il tempo ha una sua importanza, perché se io ho i dati di un registro del 2007 e un altro del 2011, probabilmente in 4-5 anni qualcosa è cambiato. Questo è uno dei problemi fondamentali che cerchiamo di affrontare, perché nel momento in cui valutiamo un trend temporale abbiamo bisogno di un pool omogeneo di registri. Tutte le valutazioni del lungo periodo, quando diciamo i tumori negli uomini iniziano da tecnico abbastanza bene, non mettiamo insieme periodi con disponibilità eterogenei, però dobbiamo cercare di coordinarci. Avere un solo registro al 2013 è molto meno utile che avere 10 registri al 2012, che 20 o 30 al 2011 e così via. Quindi l'idea di associazione è cercare di tenere anche tutti quei registri che affrontano dei momenti di difficoltà. Per esempio l'area in cui lavoro io, quella di Firenze, ha affrontato dei problemi grossi dal punto di vista di accesso ai dati per la privacy e quindi è rimasta indietro per un periodo di registrazione. L'idea di far parte dell'associazione, di avere dati nelle aree limitrofe, a volte ti aiutano a farti l'idea di cosa succede a te anche se il dato più recente non c'è. E l'idea di Firenze è di ripartire, infatti sta ripartendo e si è data da fare per recuperare. Vorrei dire una cosa a proposito della relazione di Ivan sul passo avanti. Cioè, a me toccato, la relazione di Ivan ha toccato due punti fondamentali. L'aspetto dell'automazione dei registri. Ecco, per l'ematologia io credo che l'aspetto dell'automazione sia zero. Questo spiega perché il carico di lavoro che comporta per il registratore registrare un caso di malattia. Il secondo punto è il fatto che le regole siano, non c'è niente di più dinamico delle regole, il fatto che ci siano tre flussi principali non è scritto nelle tavole dei comandanti, anzi, e poi l'altra cosa fondamentale è che in realtà la serie dei flussi già fornisce un'enorme base di dati da cui partire per le indagini. Il vero problema qual è, secondo me, che in questo momento in cui per alcuni settori dove entrano appunto nuove modalità diagnostiche ci dobbiamo inventare nuovi flussi anche per alleggerire il lavoro del registratore, che non deve andare a casa del singolo paziente, consultare ogni medico curante di fronte alla piccola segnalazione di caso, è quella che tutti i flussi che noi maneggiamo sono nati sotto un impulso amministrativo. Invece noi dobbiamo far nascere oggi un flusso, che è la rete ematologica, che è basata su un intento e su una motivazione epidemiologica e clinica, e basta. Se riusciamo a fare questo, chiudendo questo collegamento, e qui le iniziative di Lucia sono, chiudendo questo collegamento fra noi e i clinici, avremo veramente migliorato, fatto tutto, avremo migliorato tutto. Passo la parola veramente qualificare il futuro, diciamo, desiderabile della retta e anche quello qualificare la futura policy del accreditamento soltanto basato sulla qualità dei dati, anche sulla estensione delle aree. Per esempio, quale qualificare il palcoscenico futuro, registri provinciali, registri aziendali o registri come più desiderati per registri regionali, ecco, la struttura della vostra suggestione. Va bene, adesso purtroppo l'associazione è un'associazione onus, quindi è un'associazione scientifica, che segue l'attività dei registri che al momento sono, come dicevo, ubicati presso o aziende territoriali, o aziende ospedaliere, o aziende universitarie, o X addirittura, o
in qualche caso, come Salerno 10 anni fa, 15 anni fa, è andata addirittura verso la provincia di Salerno, vero? Ci ho detto, il registro quindi poi si è sviluppato nella sua area, a livello provinciale, a livello regionale, non oltre. In questo momento in Italia, oggi pomeriggio alle 16.30 c'è in questo momento un'edizione di Parlamento perché ci sono due proposte di legge che stanno circolando. Quindi stiamo provando a metterci le mani perché si arrivi a, a una rete nazionale che si avvalga però di registri regionali ma che non sparsi via il lavoro delle persone che sono qui che da 25 anni, non tutti perché appunto sono molto giovani, fanno questo lavoro. L'idea è un po' questa, dopodiché sì, ci piacerebbe, cioè il RENAM è organizzato con un registro nazionale dei sovrintendenti, si trova presso l'ex ISPESL, attualmente l'INAIL, che si avvale di centri operativi regionali, e però è nato così nel 91, è nato con una proposta di legge, e noi la storia è stata un po' diversa, insomma, ci stiamo lavorando. Nel frattempo, i registri stanno facendo in modo che davvero a livello locale, provinciale, regionale, quindi si parli tutti lo stesso linguaggio. Sui tumori solidi abbiamo, scusate, un pochino più di dimestichezza. Sui tumori ematologici stiamo accorgendo di questo, ma vi dico una cosa. Domani ne riparleremo, so che la professoressa non ci sarà da mattina, mi dispiace, ma non è l'ultimo che incontra, ne abbiamo anche nel 2016. Quando il professor Musso ci ha girato su alcune serie tumorali, abbiamo detto, beh, per ogni singola serie vediamo le criticità, quali sono, secondo voi ematologi, il livello minimo di registrazione. Allora, partendo dalla prima pagina, abbiamo guardato la trombocitemia, abbiamo posto, dove ci deve essere questo, GEC2. Noi ci siamo chiesti, io e il dottor Fusco, primo livello, siamo sicuri che il GEC2 lo facciano tutti in Italia? Sì o no? Non lo so. Allora io ho detto domani, professoressa, vedremo, domani la ragazza che da voi la commenta questa la presentazione farà la sua e dirà la sua. Secondo livello, io registratore riesco ad avere questo dato, se non come faccio ad accedere? Ma qui siamo a questo punto, professoressa, nel senso che io non so su tutte le serie tumorali che andremo a indagare tra oggi e domani quali sono le informazioni che voi ematologi chiedete, primo livello e secondo livello. Cioè, dopodiché, cos'è che noi riusciamo a recuperare? E se non riesco, come fare per arrivarci? Sì, quello che diceva Lucia è giustissimo ed è una delle prime riflessioni che siamo riusciti a fare in questo scambio quotidiano di mail che ci siamo dati. È chiaro che quello che dice è giusto, nel senso che siamo a un livello di diagnosi che probabilmente non è esteso su tutto il territorio. Questo non significa che però non possa diventarlo, cioè, anzi probabilmente diciamo, ci dobbiamo muovere necessariamente in questa direzione. E probabilmente quindi la soluzione al problema è un po' anche la centralizzazione dei campioni. E questo direi che è un aspetto assolutamente da tenere in considerazione. Faccio un esempio, credo che la leucemia mielite cronica rappresenti un esempio molto tipico. C'è una rete nazionale di laboratori che si chiama LabNest che diciamo valuta la biologia molecolare, il diagnostico, il monitoraggio diciamo, dei pazienti con leucemia mielite cronica, che credo raccolga, non dico la totalità, però la stragrande maggioranza dei campioni. Questo rappresenta un aspetto imprescindibile perché possiamo discutere domani sul GEC2 nella trombocitemia. Già non lo discuto tanto nella trombocitemia vera, dove il 95% di casi interna, non lo discuto affatto nella leucemia mielite cronica, cioè io non posso immaginare che ci siano diagnosi di leucemia mielite cronica che non abbiano una valutazione genetica, ufficio molecolare del PCR. È chiaro che si è detto più volte, questo è un primo passo verso questa direzione, però non possiamo, l'abbiamo detto mille volte, dinamico il processo, non possiamo far finta di niente, cioè bisogna fare in modo che si vada in questa direzione. E quello che diceva Michele, prima come ultima sua osservazione, è valido altrettanto per i tumori solidi. Ancora ci hanno scoperto la biologia molecolare, diciamo chiaramente, sulla base diciamo, di quello che ho fatto, però adesso
da un punto di vista anche dei numeri, loro hanno, anche se i risultati forse non sono così brillanti, però comunque hanno una quantità enorme di pazienti nei quali la terapia è selezionata sulla base di quella che è il profilo genetico, e si andrà sempre in più verso questa cosiddetta medicina di precisione. Quindi il lavoro da fare sarà molto. Probabilmente quello che c'è da fare è vedere come ottenere giustamente questa informazione da chi ottenere in una maniera che sia assolutamente precisa e corretta. Bene, penso che sia l'ultima. Io la. Bellissima. Una sola precisazione, poi lascio la parola a Reale. Ma dici un attimo, sono due slide domani a me il compito di le proposte operative. Sì, anche. Ma per rispondere un attimo a Lima, il problema è di doppia prospettiva. In prospettiva e il che look, cioè oggi che faccio? Perché adesso il politico, il clinico mi chiede oggi le informazioni e programmazione, non nel 2018 per il 2025. Quindi abbiamo due prospettive. La grossa, ecco, abbiamo visto bene, e più andiamo avanti più io sono contento, di questa collaborazione sia Airtum, perché ognuno può parlare con autorevolezza ai propri referenti. Non posso andare io registratore alla SIE, né se ne ascoltate voi all'Airtum. Ma se facciamo squadra, la SIE e Airtum reciprocamente possono parlare in modo autorevole ai propri referenti. Un esempio pratico, tu stai dicendo, io posso capire la cittadinanza senza Jack Moore, non posso capire la ricerca radiografica. Ma tu sai meglio di me che la ricerca radiografica non passa soltanto da voi, passa dalla medicina interna, passa dalla medicina passata. È cambiato, problema. Una cartella clinica con divisione di leucemia mieloide cronica senza supporto, io ho due possibilità. La registro e vado in sbaglio, perché non c'ho il. Non la registro, persona a 70-72, non va, rimarrà quel percorso, io ho sottostimato. Perché non però, ho preso il caso. Però c'è molto, adesso ci sono. Discutiamo di questo. Ogni patologia è un caso stesso. Certo. Però per esempio la cerimonia editoriale, al di là della biologia molecolare, ha un altro importante serbatoio di informazioni, che è quello della patologia. Sì. Cioè, se un paziente ha una diagnosi di leucemia mieloide cronica e non c'ha la diagnosi magari, o non fa l'imatinib, probabilmente non lo è. Quello che diceva Di Renzo è giusto. La leucemia mieloide, anche per un profilo di prescrizione, di prescrittività del farmaco, deve necessariamente passare attraverso l'imatologia. Questo è un esempio. Discutiamo di questi esempi, perché il problema è l'accesso. Dove troviamo subito? Il libro non c'è, perché il sistema sanitario va da molte parti, ed è area specifica. Ora chi registra il tumore non è registro in modo ospedaliero o di, ma è di popolazione. Noi registriamo ovunque i pazienti vengono diagnosticati, ospedale periferia, ospedale di zona, X, università, ospedale specializzato. La ricchezza che è la capitale, la ricchezza, ma anche in parte limite, ma la ricchezza è registro tumore. Che non è un registro tumori di struttura specifica, ma di popolazione. Noi dobbiamo andare al sistema sanitario pubblico il polso e dobbiamo dire guarda che c'hai un X%, poco, basso, che viene ancora diagnosticato le cimie meravigliose, le strutture di geriatria, medicina generale, le case di accreditate che non fanno i matri, non fanno nulla perché hanno comorbidità e mille altre cose, lo ritrovano nei fatti. Ma il va bene, io l'ho aperto ma caso incidente. Il problema è che no, fai domanda che ho, scusa se mi interrompo perché a questo punto è d'obbligo la domanda. La domanda è per voi cos'è peggio, segnalare un caso, una diagnosi sbagliata, cioè dove ci sta quello della clinica privata perché ha scoperto che il DRG ematologico dà soldi e scrive mielodisplasia e basta per esempio, o invece che la qualità della diagnosi, cioè il doppio flusso amministrativo, soldi RG, soldi, e gestionale clinico assistenziale. Il clinico assistenziale c'è la cartella clinica e c'è anche il file F dei farmaci. Ora, vanno indagati tutti questi percorsi, cartella clinica, file F e tutto. E quindi, e mai come nell'ematologico, ci rendiamo conto che è
diagnosi specifica, cioè la policidemia è diversa dalla displasia, dalla vescica linfatica, dalla miloide, dalla pulia, dalla cosa. Quindi il percorso iniziale va in questa direzione, ma dobbiamo avere due misure. Il prospettico, ma ricche trunca, cioè io nel 2010 cosa sto registrando? Allora io non devo dire cose più importanti, devo dare al sistema sanitario un'informazione anche della bassa qualità dell'assistenza. Io regione Campania, registro, uno degli indicatori che produce è la bassissima qualità dei percorsi del nostro assistenziale, perché abbiamo su 100, si occupa di mammella nella mia area, su esattamente 600 case all'anno, nuove case di mammella, 104 strutture. Sì. Di cui 48 private creditarie. Okay, grazie per tutto. Che è diverso il discorso, l'oncologia e la malologia sono due mondi completamente diversi. Allora, l'ultima domanda. Allora, per fare una considerazione. Allora, fondamentalmente abbiamo dei percorsi metodologici che la prima premessa è che la nostra fortuna è che i registri che hanno avuto un mandato dallo Stato, parlo della Finlandia, parlo dei registri nordici, e evidentemente il debito informativo che hanno avuto i clinici rispetto al registro ha consentito di raccogliere più informazioni. Noi in Italia abbiamo un'esperienza che è quella dei registri infantili. I registri infantili hanno un rapporto con l'Associazione di Oncologi Pediatri, per cui il registro infantile, adesso ce n'è uno, per inciso, il registro infantile può accedere alla banca dati dell'AIOP e quindi raccoglie informazioni anche in terapia e quant'altro. Questo potrebbe anche essere un percorso rispetto alla SIA, cioè riuscire a costruire una base dati tale per cui ci sono interessate informazioni. Poi se ragioniamo in termini di impatto, perché quello che ci preoccupa è se un'area leucemia e olio appunto di quando non si è un'altra, no? Evidentemente questo impatto è sempre più forte quando parliamo di soggetti giovani rispetto ai soggetti anziani. L'impatto è più forte per l'infomirale rispetto all'infomirale per sé o per morfologia rispetto all'infomirale che sono anche ideologie di infomirale, eccetera. Gli infomi però hanno una religion che è da Piero, non so se anche voi avete un sistema di divisione all'interno della Puglia, del Puglia o del Sud Italia. Quindi questo ad esempio non sempre registro l'hanno cercato, se c'è una revisione. Benissimo, perfetto. Allora noi passiamo a concludere questa sessione, ringraziando tutti i relatori che hanno partecipato e ci segniamo da circa 15 minuti dopo il corpo di prezzo.